Secondo antiche credenze, si ritiene che Sant'Antonio guarisca dall'herpes zoster, una malattia virale diffusa in passato fra i contadini, che per i forti bruciori che produce sulla pelle era chiamata fuoco di Sant'Antonio. Ed è dunque proprio il fuoco a caratterizzare quei riti di purificazione e di distruzione del male che vengono celebrati nelle circostanze calendariali di fine stagione. Questo spiega la presenza di falò nelle feste invernali che si svolgono dall'8 dicembre al Carnevale, mentre si attende l'arrivo della stagione primaverile. In molti paesi d'Abruzzo, specialmente ad Ateleta, Pesco Costanzo, Capestrano, Villa Santa Maria e Casa Canditella, il 17 gennaio vengono accesi grossi falò in onore di Sant'Antonio Abate. A Fara Figliorum Petri, i fuochi di Sant'Antonio Abate hanno una grandiosità eccezionale e sono chiamati farchie. Sono costituite da enormi fasci di canne che raggiungono, pur con le recenti limitazioni imposte per motivi di sicurezza, i 10 metri di altezza e un metro di diametro. Esse sono tenute compatte da grossi legami di vimini, spesso di provenienza furtiva. Le 13 contrade di Fara preparano le farchie alcuni giorni prima della vigilia della festa. È questa un'occasione di grande solidarietà e di consumo di abbondanti libagioni, accompagnate da robuste bevute di vino. Questa è la bandiera. Secondo la tradizione locale, Sant'Antonio Abate sarebbe divenuto protettore di Fara in seguito a un miracolo. Alla fine del Settecento, ai soldati francesi che stavano per occupare il paese, il santo fece apparire gigantesche torce che li atterrirono e li misero in fuga. Le farchie rievocherebbero questo prodigio realizzato dal santo. Nel giorno della vigilia, le farchie vengono trasportate dinanzi alla chiesa del santo. Le farchie vengono issate con grande fatica. Thank you.
muore. Tra canti, ovazioni e scoppi di mortaretti, le farchie vengono incendiate. A sera si svolge la processione con la statua del santo che viene trasportata nella chiesa del paese. Il mattino successivo, il parroco benedice i resti del fuoco. Questo fuoco per la nostra utilità. Amen. I contadini raccolgono le ceneri per spargerle nelle stalle e per segnare, a scopo protettivo, gli animali. A Fara Figliorum Petri, la tradizione popolare ci ha consegnato il santo eremita come il simbolo dell'amicizia e della solidarietà. Dio onnipotente, il Padre. Buonanotte, ciao.